Oggi incontriamo una persona molto particolare, un dottore molto particolare, vorrei dire, il dottor Fabrizio Biffoli. Particolare perché? Perché, come dire, lui è un anestesista, specialista in anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Liturgica Maiore di Viareggio, ASL 12 Versilia, ma è anche un volontario, medico volontario in zone a notevole rischio. Ecco, in questo caso io parlavo di un medico un po' particolare. Lei è stato come medico aggregato anche ad Emergency. Sì, esatto. In Afghanistan, prima in Etiopia. E insomma ha visto delle cose, credo, non di poco conto, sono aree di guerra ad alto rischio. Ecco. Parliamo subito di Emergency perché è una delle ONG più riconosciute, più autorevoli a livello internazionale. Emergency ha curato circa 6 milioni di persone dal 1994 ad oggi. Allora ci dica, ma che cos'è Emergency? Emergency è un'organizzazione che sostanzialmente si pone come obiettivo di curare in maniera gratuita e di offrire cure di alto livello alle vittime della guerra, in origine delle mine anti-uomo, cioè dei suoi lasciti, e anche della povertà. In questo senso Emergency è una delle prime e forse ancora delle poche organizzazioni che ha richiamato l'attenzione sul fatto che anche l'Italia è vittima della povertà, e uno dei programmi che Emergency sta portando avanti con impegno è il programma Italia. E io sono stato con Emergency in Afghanistan, in Etiopia sono stato con un'organizzazione statunitense che in qualche maniera è stata propedeutica poi al mio incontro con Emergency, però diciamo in qualche misura l'apice, l'Everest vorrei dire, della mia professione l'ho toccato proprio quando sono entrato in contatto con questa organizzazione. Ecco, vediamo un attimo allora quelle che sono, diciamo, le basi culturali e ideologiche di Emergency, perché ci devono essere delle fonti che ispirano tutto il lavoro di questa grossa organizzazione. Ho visto che vi sono due documenti di base, a mio avviso. Uno mi sembra che sia stato pubblicato nel 2008 e l'altro nel 2010, quindi documenti molto recenti che dovrebbero, come dire, chiarire il vostro profilo di medici volontari in queste aree. Ecco, il primo documento che le accennavo, quello del 2008, si parla di difesa dei diritti umani per quanto riguarda la salute. Che cosa vuol dire? Ma semplificando si potrebbe dire che ci si rifà all'articolo 32 della Costituzione, che prevede che si debbano offrire cure gratuite soprattutto agli indigenti, e anche all'articolo 11 della Costituzione, che è quello secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle nazioni e come diciamo, strumento per risoluzione, diciamo, delle controversie. Questi sono i due fanali, i due punti di riferimento. E che cosa trovate per quanto riguarda il rapporto in Italia tra diritti umani e salute? Perché allora non mi sembra che sia soltanto una questione di che accade in Etiopia, in Afghanistan o in altre zone, riguarda anche il nostro paese. La povertà di sicuro. Diciamo, in questo principio costitutivo dell'attività di Emergency, che prevede appunto di occuparsi delle vittime della povertà, a mio modo di vedere uno dei grandi meriti di Gino Strada, in quanto figura carismatica, diciamo, no? Oltre che cofondatore di Emergency, è quello di aver richiamato l'attenzione dei grandi mezzi di comunicazione che certi fronti ormai sono fronti interni. Ci sono milioni di persone, nostri concittadini, che non hanno di che potersi pagare nemmeno i ticket per le cure essenziali, ed è il motivo per il quale Emergency si sta sempre più impegnando o con poliambulatori fissi che hanno un rapporto di collaborazione specifico con le singole unità sanitarie locali, segnatamente allo stato attuale delle cose in Veneto,
in Calabria e in Sicilia, o con poliambulatori mobili nei punti più remoti e più difficilmente raggiungibili. Ecco, poi c'è un altro documento importante di Emergency che si chiama Il mondo che vorrei. Certo. Praticamente una visione del mondo, già. Più o meno, ma qual è la vostra visione del mondo? È una visione di giustizia, di uguaglianza, di possibilità di offrire cure di alto livello gratuito a chiunque e non soltanto a chi se lo può permettere, una visione in cui possibilmente la guerra venga messa al bando, anche perché chiunque abbia anche soltanto indirettamente sfiorato che cos'è la guerra, si rende conto che genera soltanto altra violenza, genera soltanto distruzione. E mi piace citare quello che era nei tempi antichi una strofa dei Te Deum in latino, anche la nostra chiesa lo sa, diceva: a fame, peste, bello, libera nos domine. Cosa vuol dire? Dalla fame, dalle malattie e dalla guerra, ma sono tre cose strettamente correlate l'una all'altra. Emergency non fa altro che inserirsi su questa grande scia di dire: guardate che se non si combatte per un mondo in cui si tenga lontana la guerra, non si terranno lontane le carestie, non si terrà lontana la peste. Certo, cioè, quindi in sostanza... Ma il Te Deum fu scritto nell'alto medioevo, no? Quindi praticamente, voglio dire, qui c'è una cosa strana di cui magari vale la pena parlare. Nelle zone dove lei è stato sicuramente c'è, come dire, un contesto di quel tipo, da Te Deum in qualche modo, no? Le grandi malattie, le grandi epidemie, le guerre e quant'altro. Però anche in Europa non c'è tutto questo, e tuttavia mi sembra di capire che i costi delle cure in Europa, sono sempre più costosi, sono sempre più alti, e quindi la sanità pubblica non riesce a intervenire in modo soddisfacente, talvolta o spesso, quantomeno per patologie che prevedono grosse spese o spese notevoli, ecco, e quindi in qualche modo c'è una specie di rapporto di necessità tra le aree opulenti come l'Europa e le aree del quinto, sesto, settimo mondo, quei mondi che lei ha visitato. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Noi attualmente siamo più di 7 miliardi e di questi 7 miliardi c'è poco più di un miliardo, forse nemmeno, di persone che si possono permettere di avere un'aspettativa di vita di 80 anni. Gli altri 6 settimi della popolazione non arrivano a 50. Basta esserci stati anche soltanto una volta. Lei ha citato l'Etiopia. Io in Etiopia sono stato con Operation Smile, in un contesto diverso, però è sufficiente esserci stati anche soltanto una volta per capire cosa vuol dire e perché c'è un'aspettativa di vita diversa. Basta le condizioni igieniche diverse, basta non avere risorse per avere acqua potabile, non avere risorse per potersi curare per le esigenze, per le malattie essenziali. Ed ecco che la propria aspettativa di vita cala drasticamente. Mi piace ricordare che Gino Strada ha fatto presente che quando la crisi si è affacciata anche alle nostre porte, in Grecia, dove la crisi si è sentita e si è abbattuta in maniera ancora più violenta che da noi, si è iniziato a vedere un lieve declino nell'aspettativa di vita anche di quel popolo, anche dei greci. Come dire, attenzione che la povertà, quando colpisce, tende ad aumentare la forbice fra coloro che, avendo di più, possono avere di più e permettersi di più, e coloro che, non potendosi permettere, vengono privati anche di quel poco che hanno. E questo, diciamo, comporta il fatto che la loro aspettativa di vita tende a ridursi. Certo, i 6/7 della popolazione mondiale non ha accesso alle risorse essenziali, alle risorse di base. Ho citato l'acqua potabile, per dirne una. Bene, senta, lei prima mi diceva che è stato in Etiopia per Operation Smile. Ne parleremo adesso tra un attimo, adesso c'è una breve pausa pubblicitaria e entriamo proprio su questo argomento.